talmente grande, è talmente esplicita, è talmente spudorata, che già questo passaggio dovrebbe far capire quanto cinismo e quanta manipolazione c'è nell'azione del governo attraverso questo provvedimento. Io sono andato a recuperarmi la relazione del relatore del governo quando hanno presentato la proposta del decreto, vi trascuro tante considerazioni. A un certo momento dice: al fine prioritario di adeguamento all'ordinamento europeo e comunitario e anche allo scopo di aumentare la spinta liberalizzatrice in un quadro regolatorio certo, è chiaro che si vuole agevolare l'iniziativa dei soggetti privati che riduca i costi per le pubbliche amministrazioni e garantisca la migliore qualità del servizio agli utenti coinvolti. In queste affermazioni che andavano a giustificare perché veniva presentato questo provvedimento ci sono almeno quattro clamorose menzogne. La prima è l'adeguamento alle norme europee. Allora bisogna dire una cosa assolutamente chiara: l'Unione Europea non obbliga alcuna nazione a privatizzare i servizi di interesse generale. L'Unione Europea dice una cosa molto semplice: dice tu Italia, tu Germania, tu Olanda, eccetera, eccetera, vuoi che i servizi di interesse generale siano mantenuti sotto la gestione esclusivamente pubblica, lo puoi fare. Vuoi che questi servizi vengano considerati dei servizi di rilevanza economica, soggetti alla competizione del mercato, devi fare dei bandi di gara internazionali perché ciascun soggetto privato che è intenzionato a gestire questi servizi possa partecipare ai bandi. Quindi l'Europa è molto chiara da questo punto di vista. La più clamorosa smentita che l'Europa non obbligava nessuno a privatizzare e a mettere sul mercato questi servizi l'ha data la sentenza della Corte Costituzionale che ha ammesso i nostri quesiti referendari. Perché è ovvio che se i nostri quesiti referendari erano in contrasto con le norme europee, la Corte Costituzionale diceva non è di nostra competenza, è di competenza della comunità europea, quindi noi non possiamo effettuare in un paese un referendum che vada in contrasto con le norme europee. Ma nella motivazione della Corte Costituzionale si dice chiaramente che l'Europa non obbligava a questa scelta, che era una legittima scelta dei singoli paesi e in quanto tale i cittadini che hanno proposto un referendum all'interno del nostro paese contro una scelta fatta dal governo, che era una scelta discrezionale, è una scelta assolutamente legittima. Quindi anche questo punto deve essere assolutamente chiaro. E dico questo perché in molti documenti, anche delle forze politiche che ci vengono a fare una testa così sull'autogoverno del territorio, l'autonomia del territorio e quant'altro, no? Si dice abbiamo dovuto fare questa scelta perché l'Europa che ce l'ha obbligata. Questi signori dovrebbero avere il coraggio di dire guardate, noi abbiamo dei gruppi economici, siamo convinti che il pubblico non sia in grado di gestire queste cose o sia in grado di gestirle male, siamo convinti che questo tipo di servizi non devono rimanere sotto il controllo degli enti locali e quant'altro, ma devono essere dati in mano ai settori privati. Questo è un comportamento coerente di chi ci mette la faccia, dovrebbero andare a dire queste cose ai cittadini. Invece cercano di scaricare e di stimolare un vincolo che loro hanno avuto dall'Unione Europea per non assumersi questa responsabilità. E questo da un punto di vista politico, culturale,
capacità di ciascun cittadino di ragionare autonomamente su queste questioni fondamentali. Però il problema si pone da un punto di vista anche istituzionale. Se gli amministratori locali si vedono sfidare queste competenze fondamentali sui diritti essenziali che riguardano la loro comunità e i loro cittadini, ma cosa ci stanno a fare loro come amministratori locali? E guardate che questo discorso della sentenza della Corte Costituzionale che rende ammissibili questi quesiti riapre anche una questione sulla privatizzazione di altri servizi pubblici locali, che riguardano per esempio la raccolta differenziata dei rifiuti, che riguardano per esempio il trasporto pubblico locale. Sono tutti aspetti che sono stati in qualche modo progressivamente delegati alla gestione societaria e mercantile di questi servizi, che su alcuni di questi può essere opinabile, può essere meno, non dicendo poniamo una barriera fondamentale su quelli che sono essenziali per i cittadini e di interesse generale, perché sul trasporto pubblico locale non può decidere se prendere il mezzo pubblico o andare con il mezzo privato, decidere di andare a piedi in bicicletta, insomma, no? Quindi anche la scelta, come si può dire, anche se qui insomma sto semplificando un po' troppo, però ha delle sue implicazioni anche di carattere sociale e collettivo. Però certo che l'acquedotto e l'acqua, insomma, come bene, è evidente che ha una caratteristica diversa. Però questa questione riapre anche su questa questione la legittimità e l'autonomia degli enti locali di prendersi in mano le loro responsabilità. Immaginatevi voi un consiglio comunale che si riunisce, qui ci sono anche gli amministratori, si riunisce e dice, beh, questa sera parliamo di trasporto pubblico, no, non possiamo parlare di trasporto pubblico perché c'è la società. Beh, allora parliamo della gestione dei rifiuti, no, non possiamo parlare della gestione dei rifiuti perché c'è la società. Beh, parliamo di acquedotti e acqua, la prospettiva è, no, non possiamo parlare di acquedotti e acqua perché c'è la società che gestisce. Allora, nell'amministrazione comunale, cosa si decide? La comunità, cosa controlla la comunità territoriale? Cosa devono diventare i sindaci? Finti sceriffi per inventarsi questioni di ordine pubblico, insomma, come funzioni prevalenti della loro attività, cercando appunto di spostare l'attenzione dei cittadini dalle questioni sostanziali, insomma, per quelle che riguardano il diritto all'istruzione e alla conoscenza, che riguardano la sanità, che riguardano la qualità del vivere e dell'abitare sul territorio. Questi sono problemi, insomma, che da un punto di vista strategico dovremmo porci. Allora, sgombrato anche il campo, come si può dire, l'Europa ce lo impone. Ognuno si deve prendere le proprie responsabilità e anche in questa campagna c'è chi dice, comitati, associazioni, cittadini, che spontaneamente si sono mossi, che dicono no, l'acqua non può essere privatizzata, nell'acqua non si possono fare profitti, e altre forze politiche che hanno deciso invece di andare verso la privatizzazione. Poi ci sono delle forze politiche che non hanno deciso da che parte stare e ancora si guardano intorno nella solita, come si può dire, incertezza strategica, ma questo poi i cittadini saranno in grado di valutare chissà cosa e anche perché lo fanno. Allora, l'altra questione, un altro esempio concreto per dimostrare per esempio che l'Europa non obbliga nessuno è che in Europa ci sono soluzioni molto diverse. Nelle diverse nazioni. In Olanda, in Belgio, esistono delle norme dello Stato che vietano la privatizzazione o la gestione privatistica dell'acqua. In Germania ci sono dei land che hanno deciso in un senso o nell'altro. L'aspetto interessante, per esempio, è che chi da alcuni decenni aveva fatto la scelta della privatizzazione adesso sta clamorosamente tornando indietro. L'esempio più significativo è quello della Francia, dove 30 municipalità, compresa la città di Parigi, in Francia abbiamo le due più grandi multinazionali al mondo che operano in questi settori, la SUE e la Veolia. Queste due multinazionali cosa avevano fatto in
cade in costi aggiuntivi. Perché? Perché se si vuole fare profitto, o si aumentano le tariffe, o si riduce drasticamente l'occupazione e i controlli, e quindi la qualità del servizio, o si incrementano i consumi. Tutte situazioni che si sono imposte dove c'è stata la progressiva privatizzazione dei servizi anche nel nostro paese, perché non è che il nostro paese sia un paese dove c'è la totalità allo stato attuale della gestione pubblica. C'è stata una progressiva insinuazione di forme gestionali che fanno parte del diritto privatistico e non fanno più parte del diritto pubblico. Ci sono state una progressione di normative, per esempio, che anche dove le società formalmente sono controllate dai comuni, però le hanno trasformate in gestione di SPA, di diritto privatistico. Quando ci sono stati questi passaggi, è venuto meno di fatto il controllo dei cittadini e delle comunità e progressivamente anche il controllo dei sindaci. Perché guardate, in tutte le realtà del Veneto, ma l'Italia, insomma, si può creare una sorta di omogeneità, progressivamente i sindaci, quando hanno delegato questo tipo di servizi a questi consigli di amministrazione di carattere privatistico, hanno perso il controllo diretto di come venivano definite le priorità degli investimenti, di come erano le dinamiche degli aumenti, tant'è che poi in molte realtà si sono trovati con dei deficit anche gestionali significativi e sono stati costretti a incrementare di molto le tariffe e le bollette. Ma perché c'è stata questa dinamica, e su questo torno immediatamente dopo, cosa si è potuto verificare in questi 20 anni, che dicevo prima, dall'approvazione della legge Gallica del 1994 ad oggi? Si sono verificate sostanzialmente tre dinamiche reali. C'è stato un incremento complessivo delle tariffe di circa il 68% a livello nazionale. C'è stato un incremento dei consumi del 25% e c'è stata una clamorosa e drastica riduzione degli investimenti. Cioè, prima di queste norme, il nostro paese investiva molto di più in questi servizi. Adesso che le norme addirittura sono più sofisticate, si è creata anche l'associazione tra servizio idrico e servizio fognature e depurazione, gli investimenti sono calati di un terzo. Cioè, allora, prima di queste norme si investivano mediamente 2 miliardi di euro all'anno, oggi si investono 710 milioni. Perché? Perché è evidente che dove ci sono poi l'ingresso di queste dinamiche di privatizzazione, si dice, va bene, io ci metto i quattrini, però se ci metto i quattrini, le tariffe devono anche crescere proporzionalmente. Allora, facciamo una piccola, si può dire, anche interruzione di monologo. Mi dite cosa pagate della vostra tariffa, non in termini quantitativi, ma cosa siete convinti di pagare? Cioè, che prestazioni pagate? Quando voi ricevete la vostra tariffa a casa, voi dice, va bene, pago l'acqua. Non lo sappiamo ancora, perché stanno arrivando le bollette. Il 2012. Sì, ma almeno per quanto riguarda, io non lo so, lo posso sapere se vale l'Inter e pago le tariffe della DS. Vabbè, poi si allora, il signore dice i costi della gestione corrente, poi gli investimenti futuri e la manutenzione, sicuramente questo. Il 7% di investimento anche lo smaltimento dei rifiuti, cioè dell'acqua, l'acqua, la depurazione. I futuri investimenti, i piani di investimenti presentati. Allora, qui avete detto alcune cose parzialmente corrette, ne avete dimenticate altre, probabilmente ne avete sovrapposte alcune. Allora, è importante capire che attraverso questa mascherata micidiale progressione, che poi è arrivata il colpo di grazia appunto con il decreto Tremonti del 2008 e il decreto Ronchi del 2009,
tutto, paga tutto in bolletta il cittadino. Cioè, è importante capire questo meccanismo, perché noi siamo convinti di pagare prevalentemente appunto i servizi erogati. In realtà paghiamo gli investimenti che vengono fatti, paghiamo l'ammortamento sugli investimenti, perché quando si parla di investimenti si chiedono dei soldi agli istituti di credito, agli istituti finanziari, che chiedono ovviamente gli interessi, quindi si pagano sulle bollette, sulle tariffe. Gli ammortamenti agli investimenti, gli investimenti previsti dal piano d'ambito e anche quella che non è sulla posizione sugli investimenti, ma è una parte specifica e fa parte del nostro secondo quesito referendario, si paga la quota di remunerabilità dei capitali investito, quindi un margine di profitto sugli investimenti realizzati. Questa quota di remunerabilità dei capitali investito è stata individuata anche formalmente e deve essere in una quota non inferiore al 7%. Quindi è importante che i cittadini sappiano che oltre a pagarsi gli investimenti, l'ammortamento, la gestione del servizio, si pagano anche questa quota di profitto in tariffa. Vale a dire che tutto viene scaricato nelle tariffe dei cittadini. Allora voi capite che questa dimensione è improponibile e ingovernabile. Perché se si scaricano tutti gli investimenti sulle tariffe dei cittadini e anche la remunerabilità del capitale investito, vuol dire che si è destinati, se si vogliono realizzare gli obiettivi previsti nei cosiddetti piani d'ambito, quindi i miglioramenti della situazione gestionale del servizio, vuol dire che le bollette sono destinate ad incrementarsi progressivamente. E noi diciamo che questo meccanismo, questo percorso, non è sostenibile, soprattutto il fatto che ci siano dentro anche delle quote che riguardano la remunerabilità del capitale investito. Perché dove c'è la remunerabilità del capitale investito, il soggetto che gestisce è un soggetto di tipo pubblico, può teoricamente recuperare questa quota per fare nuovi investimenti. Ma dove c'è un soggetto che è privato, lui dice: io ho fatto il mio investimento, mi restituite attraverso la certezza delle bollette che i cittadini devono pagare l'investimento che ho fatto, e su quell'investimento io mi intasco anche il 7% come quota minima che deve essere garantita della remunerabilità del capitale investito. Voi capite che è una rendita, come si può dire, di posizione, anche perché non esiste nessuna competitività, non esiste con questo meccanismo nessun rischio di impresa. È una situazione di fatto protetta che viene scaricata completamente sulla spalla dei cittadini. Questo è il meccanismo che hanno messo in piedi e che noi vogliamo modificare. Poi magari, se a qualcuno interessa come lo intendiamo modificare anche sul piano della tariffa, ci entriamo dopo, perché oltre a chiedere l'abrogazione di queste due norme di legge con i nostri quesiti referendari, noi nel frattempo, nel 2007, abbiamo anche presentato una legge di iniziativa popolare per la gestione del servizio idrico integrato che giace nei cassetti del Parlamento e che anche allora aveva raccolto 10 volte le firme necessarie per la presentazione della proposta di legge di iniziativa popolare. E anche qui noi l'abbiamo vissuta come una gravissima provocazione, perché nel momento in cui noi raccogliamo una proposta di legge di iniziativa popolare che ristabilisce alcuni principi essenziali, vale a dire che l'acqua deve essere considerata un bene comune e non una merce, che i cittadini hanno un diritto di accesso, che questo diritto di accesso nella quantità minima di 50 litri giornalieri deve essere garantito fuori dalla tariffa gratuitamente come diritto di accesso per la quantità minima, e poi proponiamo anche tutta una serie di soluzioni articolate per il calcolo della tariffa in modo diverso da quello che viene concepito, la risposta è stata quella di tenere questa nostra proposta di legge nei cassetti e addirittura accelerare il processo, il percorso della privatizzazione. Il primo quesito è l'abrogazione di quelle norme che ci portano ai diritti della privatizzazione. Quando diciamo privatizzazione, non diciamo scelta della privatizzazione, anche questo deve essere un concetto assolutamente chiaro. Con queste norme la privatizzazione è obbligatoria, c'è l'obbligatorietà entro il 31 dicembre del 2011, quindi di quest'anno, se non si vince il referendum attraverso i sì per l'approvazione di queste norme, entro il 31 dicembre 2011 i privati
devono entrare in tutte le gestioni con una quota non inferiore al 40%. Guardate che quelle parole sono cari, insomma, soprattutto quando sono all'interno delle normative. Quando si dice quota non inferiore al 40%, vuol dire che può essere 50%, vuol dire che può essere 60%, vuol dire che tendenzialmente il privato può essere maggioranza. Quindi si è eliminato anche quella sorta di tabù dove in queste società miste il pubblico dovrà avere sempre il 51% e il privato dovrà rimanere nella soglia massima del 49%. Qui si dice una quota minima del 40%, ma la voglia di mettere tutto in mano ai privati è dimostrata dall'altra norma contenuta in questo decreto, dove si dice che se la gestione del servizio idrico è gestita da una società quotata in borsa, dove le quote di maggioranza sono in mano al pubblico, cosa che nelle società quotate in borsa nazionale, grosse società delle grandi città, è esattamente questa la dimensione, allora in quella situazione si dice che il pubblico progressivamente deve ridurre la sua presenza e divenire esattamente una dimensione minoritaria. Si scrive per legge che la quota delle azioni che devono rimanere in mano al pubblico al 2015 non può essere superiore al 30%, vuol dire che il 70% deve essere in mano al privato. Quindi non ci sono infringimenti, non ci sono mascheramenti, qui le parole sono assolutamente chiare, l'obiettivo è quello di mettere in mano alla maggioranza dei privati la gestione di questo servizio. Questo è quello che prevede il decreto. Noi appunto votando sì vogliamo abrogare questo obbligo di andare ai bandi di gara. Allora, con votando sì al primo quesito, che è il quesito numero uno, si abroga questa normativa di per trascinamento, sia il decreto Tremonti che il decreto Ronchi vengono meno, e quindi si riapre la questione che la gestione del servizio idrico integrato può essere gestito da soggetti di diritto anche esclusivamente pubblico. Pensiamo alle vecchie municipalizzate, pensiamo ai consorti, pensiamo a queste cose. Con il secondo quesito si elimina quello che è presente in tariffa e quindi si elimina la parte cosiddetto profitto presente nella tariffa. Per questo che diciamo fuori i profitti dal servizio e fuori l'acqua dal mercato. Perché eliminando questo 7% evidentemente si toglie la credibilità ai privati di entrare nella gestione di questi servizi e quindi si in qualche modo indirizza la gestione, la possibile gestione verso un soggetto di diritto esclusivamente pubblico. E quindi noi quando diciamo che vogliamo andare oltre il pubblico e oltre il privato, perché pensiamo alla gestione di un modello comune dell'acqua bene comune, pensiamo alla necessità, al vincolo e all'obbligatorietà di prevedere spazi di controllo, di partecipazione e anche di decisione diretta dei cittadini su queste questioni fondamentali, anche nelle fasi di gestione. Io pensavo di fermarmi qui come sollecitazioni sulle questioni in campo e poi lasciare eventualmente a voi le sollecitazioni o le richieste. La mia curiosità riguarda, siccome ho partecipato come relatore ad un paio di conferenze ed erano presenti una volta il vicepresidente della nostra ATS e una volta un consigliere, allora una cosa che sottolineano loro è che c'è una proporzionalità dell'aumento delle tariffe in funzione dei consumi, per cui dici se tu consumi poca acqua la paghi veramente poco, quindi l'accesso in termini universalistici è garantito dalle quote legate ai consumi bassi. Tuttavia, la prima, poi senza entrare nelle mille osservazioni che si possono fare, però proprio la prima che viene in mente anche a un imbecille è: ma se tu non mi chiedi quanti siamo nella mia famiglia e non mi distingui se vivo da solo o se ho quattro figli, una moglie e con me ci vivono anche i miei nonni, sei deficiente, perché io per quanta economia di acqua io possa fare, se siamo sei in famiglia e vale quel nucleo familiare, la mia bolletta comunque raggiunge i livelli di consumo medi se non elevati, anche se io sto molto attento.
se un singolo invece si fa 40 dolci al giorno rischia di restare nelle tariffe più basse. Quindi a fronte di questa osservazione dicono sì, ci stiamo lavorando, c'è dato mandato dei sindaci di cercare di trovare un correttivo a questa cosa, come se cadessero un po' dal pero. Volevo sapere se sei a conoscenza di altre realtà dove questa tariffa, ovviamente proporzionata ai consumi in base anche alla quantificazione del nucleo familiare, è stata attuata e funziona, almeno per tamponare, non che questa sia la soluzione definitiva, però almeno come tampone, sperando di arrivare in qualche punto migliore dopo le cose. Ci sono dei vincoli di modulare la tariffa in funzione, per esempio, uno potrebbe anche inserire una funzione di carattere sociale sul reddito, per esempio, piuttosto che su altri criteri. Mi pare che il problema sollevato sia molto concreto e anche intelligente, quello del nucleo dei componenti del nucleo familiare. E nella nostra proposta di legge di iniziativa popolare, infatti, noi proponiamo una tariffa modulata che tenga esattamente conto di questi parametri sociali, di composizione e socio-economici di appartenenza. Però sono esattamente i parametri che non fanno parte minimamente di una logica di gestione di tipo privatistico. E vi racconto un aneddoto che secondo me è abbastanza evidente. Tutti gli altri intanto tendono a sovrastimare i consumi di acqua dei cittadini, perché è auspicabile, è prevedibile, anche sperano, che ci siano consumi significativi, perché se tutto va a finire in tariffa, più elevati sono i consumi, più risorse si incassano. E qui vi racconto l'aneddoto incredibile di quello che è accaduto due anni e mezzo fa, nel comune di Firenze, dove c'era un assessore all'ambiente e all'istruzione, che si è posto il problema che tutti ci diciamo sempre, che bisogna avere un atteggiamento sobrio, consapevole, perché l'acqua è un bene finito e quindi dovremmo utilizzarlo in modo intelligente e quant'altro, e ha attivato una straordinaria, efficace, efficiente campagna di informazione e di condivisione per ridurre i consumi di acqua tra la comunità. Talmente ben fatta e talmente efficace sul piano comunicativo, poi aveva distribuito i riduttori di flusso, tutta una serie di informazioni di come si può risparmiare in modo intelligente acqua senza sprecarla, eccetera, che c'è stato un drastico riduzione dei consumi della popolazione. Sapete qual è stata la conseguenza? L'aumento delle tariffe. Perché la società mista pubblico-privato, siccome non poteva ovviamente incassare meno risorse di quelle previste e programmate nel piano d'ambito, negli interventi che doveva fare, nei margini di profitto che doveva garantire. Quindi, voi capite, siamo alla situazione talmente perversa che un atteggiamento virtuoso dei cittadini diventa un elemento in controtendenza rispetto a chi gestisce il servizio con una logica di tipo privatistico. Per cui anche gli interventi sulla manutenzione degli acquedotti, sulla dispersione, non sono interventi che sono, come si può dire, prioritari per i soggetti che gestiscono, perché quelli sono, come si può dire, degli interventi che non hanno un'efficacia ovviamente negli introiti che si hanno. Noi poi, ma non voglio entrare troppo nel tecnico e anche nel difficile, ma abbiamo anche, per esempio, proposto dei meccanismi di finanziamento degli investimenti anche in prospettiva su questo